E arriviamo alla figlia di Iorio, quindi lui continua dopo il voto questa riflessione quindi sui momenti chiave della tradizione abruzzese, quindi sui grandi temi della vita e delle passioni umane, e per quasi 20 anni lavora sul tema della figlia di Iorio. La figlia di Iorio non è un'opera, è un numero sterminato di opere. Questa è la versione che viene presentata a Milano nel 1881. In realtà ne abbiamo moltissime versioni. Questa è quella più nota, che viene poi presentata alla Biennale di Venezia del 1895. In mezzo alle due ce ne sono una serie, veramente una serie sterminata. Che qual è il tema della figlia di Iorio? Quello della peccatrice. La figlia di Iorio è donna che ha peccato per amore, ovviamente, e per questo peccato è cinta di infamia, ma anche di fascino. Ed è quindi un tema trasversale, e anche quindi Michetti intende un po' creare una sorta di grandioso corale affresco delle passioni elementari dell'uomo, così come si manifestavano nell'Abruzzo di fine 800, ancora non corrotto, no? Dal progresso, quindi era un mondo autentico. E si afferma con la figlia di Iorio anche un'idea dell'opera d'arte come processo creativo capace di svolgersi, quindi con i più diversi mezzi, nei più diversi formati, quindi senza soluzione di continuità. Peraltro, sapete, la figlia di Iorio è anche il titolo di una tragedia di D'Annunzio, che D'Annunzio scrive nel 1903. L'idea però è michettiana, e peraltro D'Annunzio riconoscerà a Michetti parte dei diritti della figlia di Iorio. Quindi entrambi lavorano su questo tema, ma il punto di partenza è i Michetti. Questa versione del 1895 è anche particolarmente interessante perché ci mostra un Michetti un po' diverso da quello più fortuniano e sfarfalleggiante della processione del Corpus Domini. Vedete che è un linguaggio che si è fatto più asciutto, più monumentale, quindi qua si vedono, si leggono, i critici del tempo leggono riferimenti a Masaccio, a Piero della Francesca, quindi è un Michetti più essenziale. E questo dà una particolare forza simbolica all'immagine. Guardate la montagna, no? Potente presenza simbolica. Guardate la donna, no? Che in scede fiera e solenne, non è più la vergognosa prostituta di paese che abbiamo qui, ma abbiamo una donna che è portatrice di valori universali, no? Quindi è una figura solenne. E anche quest'opera gli vale un. Vedete, il linguaggio quindi si fa più essenziale. E guardate quest'opera del 1887, anche questa è una delle varie idee per la figlia di Iorio. E non è un bozzettino, prima dice no, è un bozzetto, no, è un'opera anche di grandi dimensioni. E vedete come sta cambiando la pennellata di Michetti, quindi non è quindi il Michetti di tocco. Fortuniano, qui il tocco fortuniano è diventato una larga sciabolata, no? Sono una pennellata larga che lega quindi figure e paesaggi in una sorta di continuo. Guardate queste figure che sono delle presenze un po' fantasmatiche, no? Ed è quindi, come vi dicevo, quindi sempre più c'è questa tensione, no? Verso l'astrazione, che è qualcosa proprio che è profondamente connaturato alla pittura di Michetti. E c'è proprio da parte di Michetti la volontà di andare oltre la realtà per coglierne quelle che sono le sue linee essenziali. E in molte opere lui arriva direttamente al monocromo. Chiaramente c'è. Lui riflette sul linguaggio fotografico. La fotografia non è semplicemente uno strumento per documentare, non è uno strumento che gli serve per avere un bagaglio di immagini. Lui riflette proprio sul linguaggio della fotografia.
E quindi abbiamo quindi già, quindi, prima della soglia del 1900, quindi abbiamo già molte opere che sono realizzate con questa tecnica a monocromo, dove vedete il linguaggio è diventato un linguaggio molto essenziale, molto sommario, no? Guardate anche quest'altra, questa processione, quindi lui continua a ragionare quindi su questi temi della tradizione abruzzese, alle processioni dedica un numero infinito di studi. E vedete come sta diventando veramente un artista astratto, ma siamo ancora prima proprio della soglia del 1900. C'è da parte di Michetti quindi proprio una volontà, una riflessione proprio sul linguaggio dell'arte nella sua possibilità di andare quindi oltre per rendere quella che è la sostanza del reale. Chiaro che il reale è il punto di partenza ed è interessante quindi quello che lui spiega al suo allievo Italo De Sanctis, lui invita il suo allievo, dice, a spalancare bene gli occhi e nutrirsi del vero. Dice, bisogna saper osservare il vero, molti lo guardano ma non lo osservano. Bisogna considerare le cose nella loro essenza, nel loro più intimo aspetto particolare. Ed è importante ricordare che gli interessi di Michetti spaziano in ogni campo, c'è cioè un approccio veramente quasi leonardesco nei confronti della realtà. Il pittore Arnaldo Ferraguti, che era molto vicino, ricorda ad esempio, dice, Michetti vi parla di ogni cosa, si addentra nei più ardui problemi della fisica, della chimica, della meccanica, o vi trascina nel campo storico, filosofico ed anche letterario, in qualsiasi ramo dello scibile. E altra firma importante del tempo, Luigi Antonelli scrive: lo oscillava il problema del divenire dell'uomo e poi la tecnica di alcune macchine, la tecnica delle immagini, la vita segreta degli alveari, il roteare dei mondi. Ecco i suoi problemi. Quindi erano interessi veramente a 360 gradi. Si era interessato di occultismo, aveva partecipato alle sedute della nota medium del tempo, Esapia Palatino, e centrale era nelle sue riflessioni anche l'idea di una legge universale che lega tutte le cose, cioè questa idea di una realtà mutevole, in perenne divenire, dove però tutto è collegato, no? Ed è quindi quest'ansia conoscitiva che porta Michetti a sperimentare nuove formule espressive e a passare, come dice D'Annunzio, dal vedere alla visione, e quindi ha una concezione intellettuale dell'arte. Quindi scrive D'Annunzio: per l'assiduità del contemplare, la sua vista poco a poco si è andata mutando in visione profonda e continua. Per l'assiduità del meditare, la sua mente è andata poco a poco acquisendo una virtù che penetra e conosce l'anima delle cose. Quindi è una visione intellettuale dell'arte in cui si va annullando anche la distinzione tra bozzetto e opera finita. Ora, come forse potete immaginare, questa pittura non viene capita. Lui a Berlino nel 1898 presenta circa 400 opere, quindi c'è una personale con circa 400 opere, che erano le opere che un mercante tedesco, Ernst Seger, aveva acquistato in blocco nel suo studio. E la mostra per lo più un insuccesso, quindi, perché in questa mostra c'erano quattro sale, 400 opere, quindi immaginate ora per quanto grandi dovessero essere le sale, 400 opere sono un numero importante. C'erano alcuni capisaldi, c'era la figlia di Iorio, c'era la figlia di Iorio, quella grande esposta a Venezia, c'era la processione del Corpus Domini, e poi c'era però una quantità infinita di studi, di varianti, di bozzetti. Era un continuo di immagini dove tutto andava a creare, era tutto un po' parte, nella mente di Michetti era tutto parte di uno stesso sistema universale, però chiaramente il pubblico è deluso, i critici vogliono l'opera importante, no? E questo blocco di opere poi si sposta a Vienna, un po' ridotto il numero, è sempre un po' ridotto il numero, poi arriva a Venezia e sempre appunto c'è insoddisfazione, pica il critico. Vittorio Pica scrive: peccato, dice, che il tutto non si condensi in un'opera grandiosa. Insomma, vogliono l'opera grandiosa. E l'opera grandiosa non tarda ad arrivare, anzi, le opere grandiose, perché due opere grandiose arrivano,
veramente grandiose. Sono, queste hanno 10 metri di base, per cui ancora più Non grandi, settanta. un po' ancora più grandi del vuoto, sono le serpi e gli storpi che vengono esposte all'Esposizione Universale del 1900. Quindi, probabilmente in risposta a tutte queste critiche, facci l'opera grandiosa, fai l'opera grandiosa, quindi lui fa quindi le opere grandiose. Vengono esposte a Parigi nel 1900. Cosa abbiamo qui? Abbiamo due processioni, quindi ritorna, vedete, no? Sul tema della processione. Sono la processione degli storpi per la Madonna dei Miracoli di Casalbordino, e qui invece abbiamo la processione dei Serpari, la festa la processione delle serpi a Cocullo, che è tuttora, se andate a Cocullo il 1º maggio, c'è la processione dei Serpari, che è una processione antichissima, era una processione di origine pagana, c'era questa festa pagana in onore della dea, scusate, adesso vuoto in memoria, vabbè, ve lo dirò. Comunque, è una processione di origine pagana. Ed era una delle processioni, tuttora è una delle processioni più celebri dell'Abruzzo. Ora, anche qui vedete, abbiamo la visione cinematografica, anche qui c'era la cornice tridimensionale, anche qui questi sono veri e propri panorami. Va detto che a Parigi ci sono, in quel momento, altri artisti erano impegnati, lavoravano proprio su quest'idea dell'arte viva, del coinvolgimento emotivo dello spettatore. Qui abbiamo Ernesto Biondi con i Saturnali, che sono, questi si trovano anche questi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Scultura viva viene definita dallo stesso artista, no? I Saturnali, sapete, la festa dei Saturnali. E abbiamo queste figure che si sbracciano, che si agitano, era la scultura viva. E qui abbiamo invece il Trittico della Natura di Segantini. Quindi c'erano altri artisti che, come lui, ragionavano proprio su una rappresentazione, quindi vivida e monumentale, della vita nei suoi momenti universali, no? Nei suoi tipi e nei suoi momenti universali. Va detto che poi il Trittico della Natura di Segantini era un ripiego rispetto al fallimento di un progetto che lui aveva, un progetto grandioso, di un vero e proprio panorama. Segantini ha progettato un'opera colossale, una tela lunga 400 metri, che doveva avvolgere in maniera circolare lo spettatore. Quindi un panorama esattamente come i panorami che da anni si vedevano nelle esposizioni universali, no? Per cui c'è questa attenzione alla percezione, al coinvolgimento dello spettatore, che è molto forte negli artisti di quel tempo. Quindi non ci sta ragionando solo Michetti, ma come vediamo nel 1900 anche Segantini, anche Ernesto Biondi erano sulla stessa lunghezza d'onda. Ora, le serpi e gli storpi gli fruttano la Legion d'Onore, gli fruttano la medaglia d'oro, ma non piacciono al pubblico. Pubblico del 1900, immaginate l'esposizione di Parigi del 1900, la Torre Eiffel, il trionfo dell'Art Nouveau. Il pubblico è sintonizzato su altre realtà pittoriche, quindi su esperienze pittoriche diverse, quindi su una pittura più leggera, più di evasione. Era un tema ostico questo delle serpi e degli storpi, no? Queste figure che... Ecco, vi faccio vedere anche qui, no? Vedete, appunto, c'è un'atmosfera spettrale, quindi che risultava indigesta, quindi, al pubblico del 1900, per cui queste opere non piacciono, non piacciono. E a questo punto Michetti decide di ritirarsi dal sistema dell'arte. Dopo il 1900 Michetti espone pochissimo, quindi l'insuccesso, diciamo, di pubblico delle serpi e storpi a Parigi segna proprio il distacco di Michetti dal sistema dell'arte. Siamo nel 1900, Michetti morirà nel 1929, quindi nei 30 anni che seguono Michetti lavorerà tantissimo, lavora tantissimo, lavora tantissimo nella sua solitudine di Francavilla. Diciamo che questo dell'ultimo Michetti è un periodo che possiamo mettere un po'
diciamo, ha lo stesso senso che può avere la Polinesia per Gauguin, che può avere Giverny per Monet, l'Engadina per Segantini, cioè diventa in qualche modo la sua realtà interiore e arriva veramente arriva alla pura astrazione. Guardate come si è rifatto il colore, quindi la pittura di questi anni è una pittura di segni. Quindi questi sono alberi, no? E questi sono maiali. Quindi lui arriva all'astrazione, arriva al segno, ma la pittura di questi anni è veramente una realtà interiore, un flusso di coscienza. Ed è interessantissimo quindi anche riflettere su come lavora Michetti in questi anni. Io aveva uno schedario infinito di fotografie, tutte numerate con dei codici, poi un mucchio di disegni con numerini che se disegni, ma erano veramente pochi segni, ecco, su foglietti di carta che si riferivano alle fotografie, idee, abbozzi di idee, possibili sviluppi. E poi c'erano delle tele dove con pochi segni erano sì, segni collegati alle fotografie, c'era tutto questo insieme di numerini che quindi raccordavano i disegni alle fotografie, alle tele, quindi un procedere circolare. In queste fotografie c'era tutto il bagaglio di immagini che Michetti aveva accumulato negli anni, no? Ed è qualcosa, ci pensate, assolutamente moderno, perché è il fare artistico si identifica qui però col processo intellettuale che accompagna la creazione, quindi non è l'oggetto in sé, quindi il quadro, l'opera finita, ma è il processo, è l'idea, il processo che accompagna tutta la creazione ad essere al centro dell'interesse dell'artista. E se ci pensate, è una cosa di una modernità assoluta ed è quindi straordinario leggere anche molto, molto divertente leggere questo brano che riporta Ugo Ietti dell'incontro tra Michetti e il gallerista Lino Pesaro nel 1919, quindi Michetti insomma anche già in là con gli anni. Quindi il gallerista Lino Pesaro va a trovare Michetti e quindi la domanda è: che cosa di pronto, senatore? Lui nel frattempo è diventato anche senatore. Quanti quadri vuole? Me li mostri. E Michetti lo conduce davanti ad uno schedario con 10.000 schede grandi di cartone. Ogni cartone ha pochi segni a bistro nero, lo schema di un quadro di un paesaggio e in un angolo un numero. Michetti prende la scheda, poi va ad un lungo attaccapanni al quale sono appese migliaia di tele arrotolate numerate che insomma, sono un po' queste che vedete qui. Ne stacca dal suo gancio quella che porta quel tal numero, la srotola. Vi sono poche pennellate che corrispondono allo schema nero e nient'altro. Pesaro non capisce, Pesaro allibito, non capisce. Allora Michetti lo conduce ad un terzo mobile dove, numerate a lettere ordinate, stanno in cassette tutte uguali migliaia di fotografie fatte dallo stesso Michetti. E lì si trova la fotografia con il paesaggio reale, talvolta con le figure che corrispondono ai suddetti schemi. Come vede, qui lei ha 10.000 quadri. Cioè, no, no, è una cosa Un computer straordinaria. Cioè, l'opera è l'idea. No, questa è veramente la straordinaria modernità di Michetti. Ho finito, grazie. da fare dal rapporto Vorrei possiamo. sapere se i Deutsche Rom erano esercitati in qualche modo influenza sulla pittura di Michetti. Dunque, se andiamo E mi pare torno che venga scritto indietro, qualcosa di sì, Pizzaccato beh, sugli Italo sicuramente se uno guarda un'opera come, scusate, ci arrivo. Eh beh, questa è bocliniana. Eh beh, Böcklin lo conoscevano tutti e quindi Böcklin Quindi diciamo Michetti con aveva. considerate che poi negli anni 80 dell'Ottocento sarà un punto di partenza fondamentale anche per poi tutto pensiamo anche a tutto il gruppo intorno. D'Annunzio non era solo legato a Michetti, aveva intorno a sé tutta
una cerchia di artisti, quindi c'è tutto questo gruppo di artisti che lavora per D'Annunzio, Mario De Maria, Sartorio. E la suggestione di Becklin era molto forte, insomma, molto forte. Becklin conoscevano tutti benissimo, c'erano stati articoli nelle riviste del tempo, insomma. Altre domande? Soddisfo la curiosità del mio amico Michele che mi chiedeva se le Baglianti erano tutti nudi. Gli ho detto che lui si divertiva molto, infatti lei saprà benissimo che ci sono due foto che fecero scalpore il D'Annunzio nudo sul suo scoglio, ma ancora di più la sua bellissima moglie col seno nudo, certo. E tra l'altro molto Renoir. Volevo soltanto fare delle piccole suggestioni, perché da teologo non vorrei che si creassero poi delle disincrasie nei termini, e siamo nel periodo verista dove anche Verga identifica erroneamente la Maddalena con la Malafemmina, come potremmo fare noi con la figlia di Orio. Vorrei solo precisare che era una modella, Giuditta Saraceni, come lei sicuramente sarà, che era del posto, e quelli lì che la guardano vedono il velo rosso perché lei vuole nascondere l'innocenza nel non voler provocare gli sguardi. Il secondo da sinistra, e lui se lo ricorda in un'autorità, il terzo è un suo amico del famoso gruppo. Di circo, certo. Sì, infatti, ma anche perché Mila di Crodo, cioè proprio la figlia di Orio, del mago, quando irrompe nella tragedia, lei scappa dai contadini ubriachi, e quando lei andrà con Mila nella grotta, non concupiranno carnalmente, aspetteranno di andare dal Papa per essere consacrati. Quindi voglio dire, soltanto per ridare dignità a questa donna, e la giustizia per Mila di Crodo. No, è la maga che lei non ricordava, è Angilia, che a noi, sì, che a noi non dice niente, però era la sorella di Circe e Medea. Può sembrare che quindi lui era molto amante del paganesimo, e a lei avevo promesso una chicca prima che cominciasse la conferenza. Lui è chiamato a partecipare al grandioso progetto della Bibbia di Amsterdam, sì, certo, voluto dalla, dalla regina d'Olanda. E infatti con lui ci sono Morelli, Segantini, sì, sì, e episodi della Bibbia, e a lui toccano l'Annunciazione, Saul e Anania, la visione di Pietro. Certo, sì, sì. Però entro nel tecnico per avere la possibilità di sfruttare lei, perché abbiamo avuto la grande gioia di aver avuto qui già una mostra su Mancini. Quindi il naturalismo michettiano è molto lontano da quello dei fratelli Palizzi, o dalle immagini catturate dal vero dei macchiaioli toscani, o dai napoletani della scuola di Resina. Le impressioni della realtà lui le agitava di visioni piene di inquietudine, come ci ha fatto vedere lei, ma già visti in Antonio Mancini, le accendeva di colori infiammanti, le impreziosiva con elementi decorativi, la disinvoltura nel mescolare pastello e tempera, nel travalicare i limiti della tela, dipingendo sulle cornici dei quadri. La domanda è, sul piano tematico, si mostrava fortemente attratto da soggetti poco congeniali ai pittori della realtà, come i riti che mescolano religione e superstizione. Possiamo dire che è stato il precursore dell'estetismo decadente. Allora, D'Annunzio quando legge Michetti lo legge alla maniera sua, quindi in termini estetizzanti, in termini decadenti. In realtà comunque Michetti quando entra nel mondo delle tradizioni contadine è proprio un è interessato all'aspetto antropologico, non con estraneità positivista, come dicevo, è un mondo a cui lui partecipa assolutamente dall'interno, per cui non c'è né il distacco positivista né l'atteggiamento estetizzante di D'Annunzio. In realtà il suo approccio è proprio quello che aveva poi lo studioso di folklore locale De Nino, cioè entrambi proprio vivono dall'interno i miti dell'Abruzzo. Per cui diciamo che appunto siamo, non stiamo né sul fronte estetizzante né al suo opposto, quindi è una visione diversa, è più proprio una visione antropologica ma vissuta dall'interno. Grazie. Certe soluzioni di Michetti, cioè non posso immaginare che egli non sapesse dipingere perfettamente un cielo o un prato, eppure quei colori sono falsi, appaiono falsi. Beh, sono i colori giapponesi.
che colori, perché lui sente quel verde in modo così brillante? Oppure questi mari quasi che sono un turchese. Perché c'era questo dietro? Dove dietro sono? C'è questo. Dietro c'è. È il punto di partenza comunque del. Però danno questa sensazione. Mi sono persa i giapponesi, dove stanno? In realtà, all'inizio. Sì, all'inizio. E perché è quello, è fondamentale. È proprio il rapporto con questo che lo porta a travalicare la realtà, che lo porta a spostare, quindi a spostare tutto in una dimensione più astratta. E comunque quest'opera è giapponesissima, l'albero di mandorlo fiorito, ma se voi guardate anche esempio le copertine che lui fa, le vedete qua nel catalogo, le copertine che lui fa per le opere di Tosti, quelle sono incredibilmente giapponesi. Entrando in tutt'altro mondo, certi toni cromatici, mi sembra Klimt. Comunque diciamo che siamo sempre nello stesso torno di anni, no? Klimt ha guardato mai la pittura e il cromatismo di Michetti? Questo non glielo so dire, però Michetti è un artista internazionale che si trovava, come vi dicevo, viene acquistato e collezionato da tutti i grandi collezionisti del tempo, per cui considerate anche che gli artisti una volta non è che semplicemente andavano a vedere le mostre, ma anche attraverso i mercanti entravano nelle case dei collezionisti. Queste case erano case comunque aperte ed erano dei musei veri e propri, quindi i collezionisti collezionavano l'arte del momento, quindi non è che collezionavano le opere, era proprio... Erano quindi entrare nelle case dei collezionisti. Ora noi non sappiamo di Michetti, ma presumiamo che come tutti gli altri, Reitlinger, Goupil, avesse portato a entrare, quindi a passeggiare per le case dove c'erano quindi i principali artisti del momento. Per cui, insomma, le opere di Michetti erano in tutte le grandi collezioni, quindi non solo si vedeva nelle esposizioni, non solo si leggeva nel giornale, ma e poi c'erano le stampe Goupil che faceva anche, no? C'erano le stampe delle opere di Michetti, per cui c'erano le... Michetti stesso è particolarmente interessato anche alla circolazione delle sue immagini, quindi si interessa della fototipia, quindi tutta una serie di test di Michetti escono proprio con le riviste del tempo, per cui era praticamente interessato alla circolazione della sua opera. Insomma, le opere di Michetti anche perché secondo me, essendo fotografo, praticamente lui fotografava non solo quelle che poi andava a dipingere, fotografava anche le opere degli altri, secondo me. Peraltro, certo. Quindi non era... si creava una memoria, anche per una questione di non fare una copia, per dire quella è copiata. C'è questo fanciullo, scusa, che sta dando la mano, ed è così carino, dobbiamo dargli assolutamente, assolutamente cuore. Cioè, prego, guarda i giovani. Caso anche a Napoli, a Napoli ci sono delle cose, sono